Fra gli articoli della bozza della manovra della legge di bilancio c'è anche il punto che vede l'INPGI, l'Istituto Nazionale di Previdenza e Giornalisti, confluire nell'INPS. Siamo in linea con Massimo Zennaro, consigliere di amministrazione dell'INPGI, che ci spiega un attimino un po' cosa significhi tutto questo innanzitutto. Buongiorno Zennaro. Buongiorno, significa che le pensioni dei lavoratori dipendenti, giornalisti delle aziende editoriali passeranno da una gestione privata, che è quella dell'INPGI, a una gestione pubblica, che è quella dell'INPGI, esattamente come tutti gli altri lavoratori. Ecco, possiamo dire invece a quanto ammontano o quante pensioni d'oro, come avevate sottolineato appunto nella vostra posizione, ci siano e quello, diciamo, abbiamo fatto un po' saltare il banco, come si diceva. No, in realtà, scusami Stefano, ma non sono d'accordo che sono state le pensioni d'oro a far saltare il banco, nel senso che ci sono pensioni alte legate ad un periodo, che è quello in cui i giornalisti avevano stipendi molto molto alti e sono legati per lo più a figure apicali, ad esempio i direttori dei giornali che hanno avuto con il calcolo che c'era fino a un po' di anni fa, ad esempio probabilmente anche i lavoratori dipendenti normali sanno che una volta la pensione era calcolata sulla media della retribuzione dell'ultimo anno, poi dei 5 anni, eccetera. Diciamo che le forme, i giornalisti che hanno avuto questo sistema e questo trattamento, che era lo stesso del trattamento generale, avendo stipendi molto alti, adesso hanno delle pensioni alte. Ma non è questo che ha fatto saltare il banco, perché il banco è stato fatto saltare nel momento in cui, come oggi, a 15.000, meno di 15.000 lavoratori dipendenti giornalisti corrispondono più di 10.000 pensionati. E questo significa che in qualsiasi sistema questo non è sostenibile, perché i contributi non permettono di pagare le pensioni. Questo era infatti il senso della domanda, Massimo, cioè capire un attimino quanto questa base potesse essere allargata rispetto alle cifre che hai appena detto, cioè 10.000-15.000. Come dicevo, la prima intenzione, cioè la proposta che abbiamo portato noi al governo, era proprio quella di ampliare questa base inserendo tutte le nuove forme, tutti i nuovi tipi di lavoro giornalistico, perché sappiamo tutti che anche i siti web fanno giornalismo, certi siti web fanno giornalismo, un certo tipo di blogger ad esempio fanno giornalismo, questi però non sono tenuti a pagare i contributi a INPGI. E secondo noi questa fascia di lavoratori avrebbe dovuto essere inserita nella base contributiva dell'INPGI, ampliandone la base e permettendo così di continuare a pagare le pensioni. Quindi fino al 1 luglio, si diceva, fino al 30 giugno 2022, si continua in questo modo, poi tecnicamente cosa avverrà? Avverrà che le pensioni passeranno, cioè i contributi dei lavoratori verranno versati a INPS, dei lavoratori giornalisti verranno versati a INPS, e INPS pagherà le pensioni in essere a chi è in pensione e a chi andrà in pensione. Tutto il capitale residuo il patrimonio residuo dell'INPGI passa simultaneamente all'INPS in garanzia del pagamento delle pensioni. Ultima valutazione che ti chiedo è il fatto, come dicevi all'inizio, c'era stata un'altra proposta da parte della maggioranza. Comunque questa soluzione come viene vista in ogni caso? Allora, la soluzione che è arrivata, diciamo la soluzione proposta dal governo, e poi c'è stata una commissione che ha valutato le varie proposte e ha portato sul tavolo del governo le due finali. Una era quella diciamo portata avanti dall'INPGI, che è quella che ho evidenziato prima, e un'altra invece che esce proprio dal governo ed è una forma, diciamo così, per garantire le pensioni in essere, per garantire le pensioni future anche a questa parte di lavoratori che confluiranno in INPS. Qui però do una valutazione assolutamente personale. Secondo me la prima proposta faceva rimanere in piedi un istituto che ha più di 100 anni, adeguandolo ai tempi innanzitutto, cioè un istituto che si occupasse del mondo dell'informazione,
dell'informazione attuale, non quella di 100 anni fa con i, diciamo così, con le tipografie a piombo, ma adesso è il mondo, questo mondo è cambiato, assolutamente cambiato, è assolutamente cambiato il modo di fare informazione, e secondo me andava adeguato l'INPGI al mondo. In realtà il governo ha deciso politicamente, e quindi è una decisione politica, e quindi alla quale noi ci conformiamo, ha deciso di portare i lavoratori, anche i lavoratori giornalisti dipendenti, e lo ricordo, era un'anomalia che ci fossero i lavoratori dipendenti rispetto al mondo delle casse privatizzate. Le casse privatizzate hanno solo lavoratori autonomi, per i giornalisti c'erano ancora anche i dipendenti. Adesso non sarà più così, cioè anche la cassa dei giornalisti avrà solo i lavoratori autonomi, mentre i dipendenti, come i medici, sono allo stesso modo della cassa dei medici, che ha solo i lavoratori autonomi al suo interno, mentre i lavoratori dipendenti sono sotto l'INPS, e così sarà anche per i lavoratori dipendenti delle aziende editoriali. Ecco, diciamo che è sotto questo punto di vista non mi sento di essere contrario, perché è una cosa che è una conseguenza del mondo in cui viviamo, in cui esiste un istituto come l'INPS che ha la gestione di tutti i lavoratori dipendenti. Per la cassa Casagit non ci sono variazioni, e non sono previste comunque? No, la cassa Casagit è una cassa autonoma, è un'assicurazione autonoma, alla stregua delle altre assicurazioni private che ci sono. In più però che è prevista dal contratto di lavoro dei giornalisti, esiste questo versamento della cassa nella Casagit, non è previsto nessun tipo di modifica, è tutt'altro discorso.